Quando alla fine del VI secolo d.C. Roma venne invasa dalla peste e moriva la gente per strada a Roma, e ci fu pure l'esondazione del Tevere, San Gregorio Magno organizzò, il grande papa, una processione penitenziale che doveva snodarsi da San Giovanni Laterano a San Pietro. Mentre Gregorio camminava a piedi nudi e faceva penitenza cantando i salmi penitenziali, tutti i romani poterono vedere, questo pochi lo sanno anche tra i romani, sulla cima del castello di Crescenzio un angelo che puliva una spada insanguinata e la rimetteva nel fodero. In quel momento Roma fu liberata dalla peste. Praticamente quello era San Michele Arcangelo, e quello di cui stiamo parlando è Castel Sant'Angelo, dove infatti è rappresentato San Michele. E così accadrà col grande prelato, come un novello Gregorio Magno nutrirà una speciale devozione verso l'Arcangelo Michele e la raccomanderà anche ai credenti. Ecco, sotto il suo patrocinio il piccolo resto saprà resistere contro Satana e vincerà.